facciamo parte di quelle famiglie che sono, a cui è stato contestato, diciamo, l'atto di nascita a Padova. Noi oggi siamo qui per rivendicare il fatto che siamo padri dei nostri figli e delle nostre figlie nello stesso identico modo, sia che li abbiamo partoriti o meno, e che sottolineiamo il fatto che non è possibile stracciare un certificato di nascita dopo anni che è stato formulato, rendendo così dei bambini e delle bambine orfane di Stato. Questo governo si sta ponendo in una posizione molto chiara contro tutte le persone LGBTQIA+, contro i migranti, contro tutti e tutte coloro e urlano ancora una volta che viviamo in uno Stato laico e antifascista. La posizione di questo governo è molto chiara, è un governo reazionario che non farà nulla e non fa nulla, anzi ci fa fare passi indietro sulla strada dei diritti, sul piano dei diritti, e noi dobbiamo tenere alta l'attenzione. Sì, stiamo tornando indietro e siamo molto preoccupate di questa tendenza. Come ho avuto modo di dire più volte, sia che si tratti di procreazione medicalmente assistita, quindi di madri lesbiche, sia che si tratti di gestazione per altri o per altri, o di aborto, le donne, le persone con utero, non sono più in grado di decidere sui propri corpi.